ci prepariamo. Ci mettiamo in viaggio. Facciamo strada e raggiungiamo un obiettivo. Poi un altro ancora. E siamo orgogliosi di farlo. Ogni giorno, puntualmente. GLS, la tua felicità al primo posto. Che cos'è la libertà? Non a parole, ma nei fatti. Da 60 anni per noi è scegliere. Al posto delle scorciatoie, scegliere la consapevolezza e la qualità controllata. Scegliere di ascoltare il respiro della terra per difendere il futuro, di valorizzare un territorio per aiutare chi ci vive e di impegnarci ogni giorno per non tradire certi valori. Così puoi scegliere i tuoi ritmi e il tuo modo di fare la spesa, qualunque esso sia. Vespar, da 60 anni, il valore della scelta. I nostri punti vendita Vespar a Reggio Calabria, in via Possidonia 47, via Aspromonte 30, via Schenez Prolungamento 15. E a Pellaro sulla strada statale 106. Despar, la tua scelta quotidiana. Sembra un vero e proprio rimpallo che a questo punto sta veramente infastidendo tutti gli addetti ai lavori dei campionati regionali. Il CONI dice una cosa, la federazione risponde in un'altra maniera. Sta di fatto che il prossimo 5 di marzo il CONI, che è l'organo supremo dello sport nazionale, andrà finalmente a ratificare il campionato di eccellenza ad interesse nazionale. Ma questo potrebbe anche non bastare, perché poi la palla passerà al governo nazionale per cercare di capire se ci sono i margini affinché il calcio dilettantistico possa ripartire. Margini che dovrebbero arrivare tramite i contagi, che purtroppo stanno aumentando, le varianti, che purtroppo si fanno minacciosi. Quindi sarà un appuntamento, quello di stasera, di Pianeta Dilettanti, abbastanza ricco, e ne parleremo con Giovanni Ciglione, che proprio ieri in Lega c'è stato un consiglio direttivo straordinario per cercare di mettere a punto l'eventuale ripartenza del campionato regionale calabrese. Buonasera a tutti dal canale 14 di Reggio TV per tutto il territorio calabrese, replicato anche dal canale 172 di Teletrice per la regione siciliana e dal canale 650 per la regione Campania. Ovviamente avremo tanto da dirci e tanto da dirvi, parleremo appunto di questa ripartenza, se ci sarà o non ci sarà, parleremo anche di questa riforma dello sport che andrà a vedere la tutela del lavoratore sportivo e l'abrogazione del vincolo sportivo, e lo abbiamo fatto tramite anche un'intervista che abbiamo realizzato con il vicepresidente della Lega Pro, Marcello Vulpis. Ma parleremo ovviamente anche di Serie D, dove per la seconda settimana consecutiva tutte le squadre del nostro girone sono scese regolarmente in campo. Buonasera al mio ospite Giovanni Ciglione. Buonasera Nino e buonasera a tutti i telespettatori. Allora Giovanni, io questa sera non sono il solo a farti le domande, ma io, come d'altronde da tanti anni a questa parte, rappresento il popolo calabrese. Il popolo calabrese si affida a chi in questo momento sta parlando, ma anche gli altri colleghi che in maniera diligente e professionale parlano di calcio dilettantistico, perché per loro noi siamo i loro punti di riferimento. Allora, ieri c'è stato il consiglio direttivo a Catanzaro, organizzato da Saverio Minarchi, per dirvi cosa? Ieri abbiamo fatto questo consiglio direttivo straordinario per quanto riguarda il problema che dicevi prima tu, vedere se ci saranno meno le condizioni per poter ripartire col campionato d'eccellenza. Riguardo al discorso che tu facevi nell'introduzione sul fatto delle competenze tra CONI e FIGC, ti posso già dire che praticamente il Consiglio federale, che si riunirà giorno 5 marzo, deciderà praticamente se si ripartirà o meno. Ovviamente non basta questo, perché
il ripartire o meno dipenderà da quello che sarà il nuovo DPCM, perché purtroppo non siamo noi né medici né gli scienziati che possiamo stabilire o meno se questa curva pandemica che purtroppo sta salendo di nuovo ci consentirà e consentirà al governo di poter dire ok, voi per quanto riguarda la LND, per quanto riguarda la FIGC avete dato l'ok, avete fatto riconoscere il campionato di eccellenza come campionato di interesse nazionale, e qui qualcuno mi ha fatto qualche domanda l'altro ieri dicendo ma il campionato perché bisogna portarlo a interesse nazionale, ma giusto perché è legato a quello che è la Serie D, dove ci sono già delle retrocessioni che interessano le squadre di Serie D, che è un campionato nazionale. Ecco, vorrei caro Ciglione, che tu spiegasse in questo momento ai calabresi che ti stanno vedendo che portare giustamente il campionato di eccellenza a carattere nazionale non significa assolutamente ripartenza, perché tanti addetti ai lavori hanno capito bene, siamo l'interesse nazionale, ripartiamo. Non è così. Sì, Nino, confermo, non è così. Purtroppo non dipende da noi. Noi siamo pronti come LND, sicuramente nel Consiglio che ci sarà federale, che ci sarà giorno 5 marzo, si ratificherà questa volontà della LND a far sì che questo campionato diventi di interesse nazionale, perché di fatto lo è, per i motivi che dicevamo prima, anche perché ci sono promozione e retrocessione, praticamente che vanno a coinvolgere due campionati che sono al limite. L'ultimo della Serie D come campionato nazionale e l'eccellenza che deve dare le promozioni, no? A proposito di questo, noi già siamo pronti con un nostro format, in caso mi auguro ci sarà l'ok da parte del governo, perché a questo punto dobbiamo dire che l'unico impedimento ad oggi è il nuovo decreto che sarà emanato proprio giusto il 5 di marzo, e quindi speriamo che il governo abbia un attimino le carte in regola e dire ok, in base alla curva pandemica che c'è, questo campionato può ripartire, campionato che coinvolge anche il calcio a 5, questo lo vorrei pure dire, il calcio a 5 di Serie C maschile e femminile, e il calcio a 11 femminile, ecco, diciamo che la proposta è per questi quattro campionati. Diciamo. Ecco, Cilione, presumo che ieri con il presidente Menarchi, fermo restando che è lodevole quello che voi tutti state facendo, apprezzo la riunione che avete fatto ieri in Lega, però tu lo sai perché sei un uomo di sport, gestisci da anni un centro sportivo che è la Pinatina, meglio chiamata Reggio 2000, una scuola calcio, e poi parleremo anche di questa riforma dello sport che toccherà soprattutto il settore giovanile e le scuole calcio. E tu lo so meglio di me che il calcio dilettantistico deve sentire la base. La base sono i presidenti. Ecco, i presidenti sono stati coinvolti in questo? Sì, Nino, noi abbiamo fatto già una riunione con tutti i presidenti, partendo dall'eccellenza addirittura a finire alla seconda categoria, ti parlo prima di Natale. In quell'occasione con i presidenti avevamo messo in campo tre possibili proposte. Le prime due ce le siamo già giocate, no? Che era quello in base, diciamo, si sperava che già a gennaio dopo il DPCM, quindi le prime due le abbiamo già eliminate. È rimasta l'ultima proposta, diciamo, in campo, che è l'unica possibile, è inutile che ci nascondiamo dietro ad eventuali discorsi, no, ma noi solo andata, no. Allora, l'unica proposta, tenendo in conto quelli che sono i tempi rimasti, se mi auguro che ci sarà la possibilità, il che vuol dire che la curva pandemica incomincia a scendere e quindi sarà un bene non solo per il calcio ma per tutto il resto che ci sta attorno al calcio, vuol dire che ci sarà la possibilità di ripartire e ripartire facendo soltanto, ora qui vado un po' più sul tecnico, no? Ripartire facendo con la possibilità che ci sarà di fare soltanto un girone di andata con playoff e playout, chiamiamolo pool promozione, pool retrocessione, ma siamo lì come discorso alla fine, magari con dei playoff allargati e dei playout allargati, magari non le prime 5 come si faceva, la prima saliva e poi fino al quinto posto, magari con un format di
8 squadre, per esempio le prime 8 faranno la pool promozione, le ultime 8 la pool retrocessione, e sai benissimo che purtroppo questo campionato di eccellenza è sempre legato a quello che succederà in Serie D. Io mi auguro che le società che attualmente sono in difficoltà in Serie D possano veramente riprendersi, anche perché parecchie di loro ci hanno molte partite da recuperare, quindi possono risalire la china e quindi ridurre al massimo, anzi mi spero si azzerino le retrocessioni dalla Serie D all'eccellenza. Bene, grazie Cilone, ovviamente l'avete già capito, avremo tante cose da dirci nel corso di questa serata. Dimenticavo che all'interno di Pianeta Dilettanti questa sera parleremo anche di questo progetto interessante ideato da Daniele Cipollina, che è responsabile marketing della Vibonese, sposato dalla società dell'Unione Sportiva Vibonese, la quale ha messo dentro il gol più importante, che non è quello che gonfia la rete ma è quello della solidarietà. Infatti ieri c'è stata la presentazione di questo libro ad Altomonte, Alimentiamo la solidarietà, che ha visto il coinvolgimento di tutti gli chef, o perlomeno gli chef più importanti, più bravi della Calabria. Lo faremo tra qualche minuto, vi faremo vedere le interviste che abbiamo realizzato a fine manifestazione con il patron Pippo Caffo, con il vicepresidente della Lega Pro Marcello Urbes e con il titolare, persona squisita, l'essenza dell'ospitalità, Enzo Barbieri, che ci ha ospitato nella sua Altomonte. Quindi veramente un progetto molto interessante. Adesso noi ci fermiamo perché vediamo la prima parte dei gol di questa giornata del campionato di Serie D, e caro Cilone, dobbiamo esultare perché per la seconda settimana consecutiva non c'è stato nessun rinvio, e questo sicuramente è un dato molto positivo. Prima parte dei gol. Seconda Via Fashion Store, il più grande multibrand della provincia di Reggio Calabria. I migliori brand nazionali ed internazionali. Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Napapiri, Hermontown Blaine, Aeronautica Militare, Pirex, Boy London, Jacks & Jones, Only e tanto altro. Assortimento e qualità a tua disposizione. Ci trovi a Reggio Calabria in via Santa Caterina 234 presso il Parco Commerciale Le Ninfee, e a Villa San Giovanni presso il Centro Commerciale La Perla dello Stretto. Elisir San Marzano Borsci torna a sorprenderti. Una domenica di campionato a forti tinte biancoscudate. La 20ª giornata premia la CR Messina, che consolida la vetta del girone I. La formazione di Novelli supera nettamente Rotonda con il punteggio di 3-0 e lancia un segnale alle inseguitrici. Ci pensa adesso ad aprire le marcature prima del 12° sigillo stagionale di Ciro Foggia, sempre più capocannoniere del raggruppamento. Nella ripresa, Bacca chiude i conti sigillando il tris. Alle spalle della capolista risponde presente la Gelbison, che sale al secondo posto. I campani vincono in rimonta sul difficile campo del Rende. Calabresi in vantaggio grazie alla rete sul calcio di rigore di Ferchini. Nella ripresa però si scatena Maudone, che sigla la doppietta decisiva. Mezzo passo falso invece per l'FC Messina, che non riesce ad ottenere la terza vittoria consecutiva. I giallorossi impattano per 2-2 in casa del Troina, chiudendo in 9 uomini. Al rigore iniziale di Ciccio Lodi risponde l'incornata vincente del difensore Mbaye. Nella ripresa, Averi fa sognare la squadra di Mascara prima del pari definitivo ad opera di Domenico Marchetti. Domenica amara per Acireale e Ligada, che chiudono la zona playoff.
Savanarola e compagni vengono travolti al viaggio Fresina dal Sant'Agata. Tre punti salvezza fondamentali per i biancazzurri che si portano in vantaggio con Cicirello. Ci pensa Ponzebon a pareggiare i conti, ma Caruso ed ancora Cicirello su rigore sigillano il match. Cade in maniera inaspettata anche il Licata, che interrompe la sua striscia vincente consecutiva. Gli uomini di Campanella devono cedere il passo al corsaro Biancavilla. La rete di Catania sancisce lo 0-1. Spostandoci in zona calda di classifica, il fanalino di Coda Roccella perde il derby calabrese contro il San Luca. Al Corrado Alvaro ci pensa Romero a siglare il gol da 3 punti. Solo un punticino per il Marina di Ragusa, che non va oltre lo 0-0 contro la Cittanovese. Beffa finale invece per il Castrovillari, che vede sfumare all'89esimo la vittoria di Castellabate. Calabresi in vantaggio con Emmanuel, ma nel finale Tandara ristabilisce la parità. Infine, a chiudere il programma di giornata, ci pensa il Dattilo con un sonoro 3-1 rifilato al Paternò. Apre le marcature il gran gol di Giuseppe, prima delle reti di Doda e di Bomber Terranova. Per la squadra di mister Catalano, Scapellato sigla la rete della bandiera. Giovanni, ti chiedo e ti chiedono i dirigenti delle squadre dilettantistiche, ma perché si è perso molto tempo? Siamo ancora al 2 di marzo e non sappiamo che fine faremo. Non si poteva eventualmente decidere prima o prendere una decisione secca o dentro o fuori? E no, Nino, non si poteva prendere prima, perché te l'ho detto poco fa, non dipende dalla Lega Calcio. Assolutamente, certo. Purtroppo siamo legati a quello che è il DPCM, cioè sopra la testa della FIGC, della Federazione, della LND, poi ci sta il governo con i decreti che dice ok, la curva pandemica ce lo consente, possiamo riprendere con gli sport da contatto oppure no. Quindi non è un discorso, tu dici potevamo, e come lo dicevamo prima, se c'è la possibilità, ecco, mettiamo per ipotesi, avremmo deciso vabbè, siamo già a febbraio, fine febbraio, non si è partito, chiudiamo tutto, ci vediamo un altro anno. Ma perché fare questo se mettiamo per ipotesi che tra qualche giorno, venerdì 5, si deciderà prima la FIGC e poi il governo, si può partire? Daremo la possibilità a un campionato veramente che è diventato di interesse nazionale di poter proseguire e quindi completare, diciamo, anche se con un girone di sola andata, facendo, però è sempre, io dico che è sempre meglio lasciarla in moto una macchina anziché farla partire dopo tanto tempo, che diventa difficoltoso. Bene, allora facciamo l'ipotesi che il 5 di marzo, cioè la prossima settimana, finalmente il governo nazionale darà il via per questa ripartenza. Ci vorranno almeno 2 settimane, no? Per allenare. C'è il problema degli impianti sportivi. Impianti sportivi che sono chiusi almeno da due mesi, no? E tu lo sai meglio di me che le squadre dilettantistiche non vivono nell'oro. Hai soldi sugli eventuali tamponi che dovranno sostenere, poi andiamo anche ad approfondire questo argomento. Ci sarà anche la manutenzione degli impianti sportivi, perché li debbono far ripartire nuovamente. Non credi che sarebbe stato forse da questo punto di vista più opportuno aspettare, temporeggiare e far sì che le società partissero tutti in tranquillità il prossimo anno? No, te lo dicevo prima, perché c'è la necessità, quantomeno questo campionato, di farlo ripartito, perché è legato alla Serie D. E tu dici, ma scusa, ma gli altri scendono? Perché probabilmente dalla promozione in giù non si partirà, no? È ovvio questo qua, perché non sono ad oggi di interesse nazionale, non penso che lo diventeranno mai, perché è una questione proprio, cioè, quella è collegata alla Serie D, le altre no. E quindi ripartire per questo qua, per noi bisognava farlo, noi abbiamo già preparato il format per come farlo, ed è giusto che sia così, invece che se c'è la possibilità si deve ripartire, perché tu mi dici il discorso dei costi, è ovvio che qualche costo ci sarà. Noi abbiamo chiesto sia alla FIGC che al governo di darci una mano d'aiuto dal punto di vista economico per andare incontro alle società. Ma parecchia mano d'aiuto, anche perché tu lo sai meglio di me, caro Cirione. Se si dovesse fare solamente il girone di andata, probabilmente si giocherebbe 2 volte a settimana, mercoledì no, e domenica. No, te lo dico subito, già abbiamo fatto ieri nel direttivo
che abbiamo tenuto a Catanzaro, già c'è un programma stilato e ti posso dire che ci sarà una sola gara infrasettimanale, un mercoledì soltanto. E questo è una cosa importante. Solo un mercoledì. Si partirà con i due, ci sono dei recuperi da fare, si faranno per fine marzo, se ci daranno sempre l'ok, questo sempre vincola dal discorso che dicevamo prima, se il governo ci darà l'ok, ci saranno dei recuperi da fare che si faranno le ultime due settimane di marzo. Dopodiché da aprile si partirà facendo un solo turno infrasettimanale. Dovrebbe concludersi ipoteticamente questo mini torneo, questo mini campionato quando? Ce lo porteremo fino a giugno. Fino a giugno. I playoff quanto dureranno, visto che sarà un playoff e un playoff? Sì, 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 allora i playoff saranno così. L'ipotesi è quella di fare le prime otto squadre e le ultime otto squadre, quindi la squadra che arriverà nona sarà praticamente fuori da tutte, farà da spettatrice, no? Perché è quella che non farà né playout né playoff. Bene, allora ritorniamo a calcio giocato. È la prima volta, peccato, perché sicuramente il derby della Logride avrebbe fatto confluire allo stadio Corrado Alvaro di San Luca almeno 3-4 mila persone. Peccato perché si è giocato davanti a nessuno, solamente davanti agli addetti ai lavori. E di solito la differenza la fa chi scende in campo, ma in alcune partite la differenza la fa anche chi difende la propria porta. E credo che Tommaso Scuffia, l'ex di turno, è stato veramente l'elemento importante che ha fatto sì che il San Luca ritornasse alla vittoria dopo la sconfitta, le due sconfitte consecutive in casa con l'FC Messina e fuori casa con la Gelbison, per far sì che la formazione di Cozza si riprendesse i tre punti. Peccato per Roccella, perché ha giocato una partita a viso aperto, ha avuto anche le sue buone occasioni per vincere, però una indecisione da parte del giovane portiere roccellese ha fatto sì che alla fine fosse la squadra di casa ad incamerare l'intera posta in palio. Vediamo questo servizio firmato dai colleghi della Wii Sport. San Luca e Roccella per la ventesima giornata del campionato di Serie D. Bentrovati amici di Wii Sport. Entrambe le formazioni sono reduci da una sconfitta rispettivamente con Gelbison e Licata. Parte forte il San Luca, colpo di testa su punizione da parte di Bruzzaniti, azione da calcio d'angolo con Alessio Levegue che prova l'uno contro uno, entra in area di rigore, prova a mettere in mezzo una deviazione, la seconda è la sfera che termina oltre la traversa. Il San Luca vuole assolutamente i tre punti e lo dimostra anche poco dopo, colpo di tacco di Romero per Bruzzaniti che entra in area, cerca di chiudere sul primo palo ma non trova lo specchio della porta. Poi su punizione Alessio Levegue si mette in proprio, ancora una volta risposta dell'estremo difensore del Roccella. Non si vede la formazione ospite in zona offensiva se non per rari casi come in questo con Stamaghe, che cerca spazio in area, poi scarica all'indietro per Falzetta. Il tentativo viene parato in presa bassa da Scuffia. Al 35esimo nuovamente il San Luca, erroraccio del portiere del Roccella, ringrazia così Axel Romero in giro con il mancino al volo, fa 1-0, sblocca il risultato, termina il primo tempo allora a San Luca con i padroni di casa in vantaggio per 1-0 grazie al gol a 10 dalla fine del primo tempo di Axel Romero. Si parte con gli stessi 22, il San Luca che va ad impostare la prima azione offensiva, ma l'attacco pericoloso è del Roccella, addirittura dal rinvio. Poi c'è il colpo di testa di Samaghe, alla fine la sfera arriva sulla sinistra per Alessandro Carrozza che cerca così di impegnare Scuffia, risponde col piedone il portiere ex di giornata. Il Roccella deve difendersi dal corner del San Luca, qui la sfera rimane in area di rigore. Bruzzaniti, grandissima la sua giocata in mezzo a tre. Bruzzaniti avrebbe meritato un po' di fortuna in più, ma la sfera viene chiusa alla difesa del Roccella. Poi un cross dalla sinistra di Malerba, colpo di testa di Samaghe. Il Roccella però vuole il pari a tutti i costi, ancora un cross di Malerba sul secondo palo. Alla fine la sfera arriva al calciatore del San Luca, la deviazione una seconda, si difende con tutti i suoi effettivi la formazione di mister Cozza, che qui reclama perché sul lancio per Bruzzaniti il numero 11 scavalca anche il portiere e deposita in rete, ma c'è posizione di fuori gioco secondo la terna arbitrale. Questo è il momento del passaggio filtrante per Bruzzaniti, resta qualche dubbio sulla scelta del direttore di gara e dell'assistente su punizione. Ancora Scuffia deve metterci una pezza per deviare il pallone in calcio d'angolo dal corner di Carrozza. Il Roccella ci riprova, la sfera rimane in area di rigore, il tentativo di Girade è un gatto, Tommaso
Tommaso Scuppia, che dice di no, come riapprezziamo al rallenti. Ma termina il match del Corrado Alvaro, il San Luca conquista 3 punti importantissimi contro il Roccella. Si pensava che la Cittanovese potesse fare un suo balcone sul campo di una delle ultime della classe, Marina di Ragusa. Non è stato così, un pareggio 0-0 che ha soddisfatto a metà la dirigenza regina, che ritornerà in campo questo mercoledì con il Paternò e ancora domenica in campionato con il Città di Sant'Agata. Vediamoci questo servizio. Alla costante ricerca di prestazione e di risultato che nobiliti con una storica salvezza gli enormi sforzi profusi del Marina di Ragusa per la Cittanovese. Un campionato dei due volti, un inizio straripante, poi le prime difficoltà, il cambio di mister e i tanti casi Covid hanno ingolfato non poco una squadra additata dagli addetti ai lavori quale outsider per la lotta al vertice. Siamo partiti in questo momento, a inizio, Marina di Ragusa Cittanovese, con la Cittanovese in completo rosso con inserti gialli che attaccherà a sinistra verso destra dei vostri videoschermi. Ragusa si va in mezzo al campo dove evidentemente la lotta è importante. Baldè, il passo, il tiro col sinistro, attenzione, conclusione radente alla destra di Michele Lacagnina. Occhio perché qui ancora Baldè può allargare la sfera, questa volta per Diemè, incrocia il destro, ancora una volta il Marina di Ragusa vicinissimo al vantaggio. Largo a destra, il numero 10, si gira il pallone per Brunetti, la conclusione, attenzione alla traiettoria, la traversa e poi il tapping vincente, gol, ma c'è la bandierina dell'assistente che si alza. Maria di Ragusa che si fionda, attenzione, stavolta posizione regolarissima, il pallone messo in mezzo e arriva il tapping, cosa ha salvato la cagnina. Mentre qui Puglisi ci mette una pezza, ma attenzione al tiro. A rimorchio il numero 9 dorato e qui contro Crucitti, la Gelson può puntare Puglisi. Crucitti apre il mancino, Di Bari si sovrappone a bellissimo sinistra pallone. Di Bari servito dalla Vardera, forse un po' lungo, Di Bari riesce a controllarlo, prova a battere a rete Di Bari, c'è lì la cagnina appostato sul primo palo. Continuità il Marina di Ragusa. Ah no, sono d'accordo con te, ma diciamo che probabilmente, mentre qui la cagnina non perfetto e poi la conclusione di Baldè. Attenzione a Baldè, poi questo traversone ottimo, il colpo, l'acrobazia, la rovesciata davvero straordinaria di Di Bari. Da figurine Panini lo riapprezziamo, si è avvitato, ha fatto tutto molto bene, poi deve avere anche la fortuna di prenderlo col collo del piede il pallone. Arriva con qualche secondo di anticipo, ancora 0-0 dall'Aldo Campo per la 20ª giornata del girone di Serie. Si inizia in questo momento la seconda frazione di gioco. Poi Crucitti e Cosenza, Cervillera anticipa il diretto marcatore Felici, pensa anche al tiro, l'opera Cervillera, sorvola la trasversale della porta di Lacagnina. Azione Crucitti, pensa al cross, lo opera in questo momento, è preciso Crucitti, se l'è divorato Felici. Si è accesa la spiella riserva, non per Baldè, ancora una volta strappa a sinistra, mette dentro per Diemè che si calcia con un piede sull'altro e si è divorato. Un'occasione clamorosa per il Maricella. 1-1 invece il Comunale Gaiano, Castelferrato, Tattruina ed FC Messina. Qui il pallone profondo, forse ci sta un tocco di mano e poi Baldè, incredibile, addosso alla cagnina. Va probabilmente il capitano, ecco Puglisi, la conclusione, la parata, mamma super mia. Triplice fischio del direttore di gara, 0-0, pari e patta allo stadio Aldo Campo tra Marina di Ragusa e Cittanovese. E allora Giovanni, l'ultima parola spetterà al governo nazionale per quello che riguarda i tamponi. Da questo punto di vista mi pare che la Lega è stata anche vicina alle società, creando una specie di convenzione con qualche istituto. Sì Nino, già la Lega Calcio si è organizzata, lo già sta facendo con delle società, con degli istituti del settore medico, per cercare di andare incontro a tutte le società con dei prezzi accessibili, e quindi la stessa cosa si farà per quanto riguarda, se ci sarà, e mi auguro di sì, la ripartenza per il campionato di eccellenza di calcio a 5 femminile e maschile della C1. Quindi questo, sicuramente da questo punto di vista c'è il massimo impegno per far abbassare, la Lega sta facendo già altri accordi con altri istituti per quanto riguarda il discorso tamponi, per cercare di ridurre proprio al minimo indispensabile il costo. E come dicevo prima, è già stato chiesto un contributo al governo per aiutare queste società in caso ci sia la possibilità di ripartire. Bene, ci fermiamo per il primo stacco pubblicitario.
How many girls in the world can make me feel like this? Baby, I don't ever plan to find out. The more I look, the more I find the reasons why. You're the love of my life. You know one of these days, when I get my money right, buy you everything and show you all the finer things in life. We'll forever be in love, so there ain't no need to rush. But one day I won't be able to ask you loud enough. I'll say, well, you're a falling star, you're the getaway car, you're the line in the sand when I go too far. You're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, it's you. You make me sing your every line, your every word, your everything. Quando fuori fa freddo, riscaldatevi con una stufa pellet o un termocamino delle migliori marche, scegliendo la soluzione più economica con un occhio all'estetica. Edilizia Minniti, grazie al suo ampio punto vendita, dispone anche dei migliori materiali edili, travi lamellari e di castagno, perline, tutto per il tetto, lastre tipo coppo, tegole viere, pica, cotto cusimano, pannelli Isotec, porte e portoncini blindati, lavorazione ferro tondo, pietre e mattoncini per rivestimento, consegne con servizio autogru. Edilizia Minniti, via Argine, Palizzi Marina. Info 0965 76 35 95. Edilizia Minniti, idee, materiali, soluzioni per vivere meglio. Giulio, ovviamente come l'ho ascoltato io, l'ho ascoltato anche tu, le ultime dichiarazioni di Gravina, che non lasciano presagire qualcosa di positivo. E Gravina ha praticamente espresso il suo pensiero dicendo come è giusto che sia, poi alla fine, no? Dobbiamo prendere una decisione, quella che sia, o si parte oppure ci fermiamo tutti. Ma questo lo possiamo sapere giorno 5, giorno 6, cioè il giorno 5 si farà il Consiglio federale, ok, dice per noi si può ripartire. Per quanto riguarda poi aspetteremo il DPCM, se anche il DPCM ci consentirà di poter ripartire, è ovvio che si ripartirà. È giusto dire a tutte le altre società che vanno dalla promozione in giù fino ai settori giovanili, guardate, purtroppo non c'è la possibilità di partire, queste sono le situazioni, fermo restando che per quanto riguarda magari il settore giovanile, i ragazzini, i piccoli, partendo dai primi calci fino agli allievi, si potrà vedere eventualmente se arrivando maggio-giugno la situazione pandemica incomincia già a essere a livelli ottimali, magari il vaccino già incomincia a dare i suoi frutti e quindi magari si può ripartire anche con qualche mini torneo estivo per dare la possibilità a questi ragazzi, che sono quelli che stanno pagando il prezzo più alto di questa situazione, perché questi anni non glieli tornerà nessuno, e sono in una fase, diciamo, di crescita importante, quindi questo fatto di dover stare a tutti i costi e per forza di cose a casa, tenendo conto che la scuola, la maggior parte di loro, specialmente quelli che fanno le superiori, cioè i 14 anni, dai 14 anni in su, con la didattica a distanza spesso stanno giornate intere dentro casa senza uscire un attimo, e quindi sarebbe una grossa valvola di sfogo avere la possibilità di poter tornare in campo per scaricare un po' le proprie tensioni. Bene, per la prima volta in questa stagione, credo negli ultimi anni, Sport Italia sbarca in Calabria,
La diretta di domenica scorsa ha riguardato la gara di Rende, tra Rende e Gervison, formazione di casa che è andata per prima in vantaggio, poi alla fine ha vinto forse la squadra più organizzata, forse la squadra che in questo momento sta giocando il migliore calcio della Serie D. Vediamoci questo servizio confezionato da noi dal collega Antonio Vuolo. Ancora una vittoria per la Gelbison di mister Ferazzoli che spugna il Lorenzon di Rende, vincendo per 2-1 in rimonta. L'inizio del match è di marca calabrese, con l'ex Cassaro a guidare i suoi Gelbison in campo, oggi in maglia verde. La formazione di casa prova ad attaccare sull'out di sinistra con una conclusione che però si spegne sul fondo. Ancora il Rende in attacco, stavolta sull'out di destra con questo traversone che poi viene girato alto sopra la traversa difesa da D'Agostino. 151 presenze con la maglia della Gelbison. Al 16esimo l'episodio chiave del primo tempo, fallo di mano in aria di Dorsi, calcio di rigore, dal dischetto parte Ferchichi e Rende in vantaggio. Il Rende nella finale della prima frazione potrebbe chiudere il risultato, miracolo di D'Agostino. Allo scadere però della prima frazione sono i rossoblù del Cilento a sfiorare il pari con un colpo di testa di Dorsi salvato sulla linea da un calciatore del Rende. Si va così al riposo sull'1-0 per la formazione di casa. Il Rende prova a ripartire in contropiede, ma la retroguardia della Gelbison non corre particolari pericoli. Sui sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Gagliardi, il difensore centrale della Gelbison svetta più in alto di tutti e mette il pallone alle spalle di Quintero. E 10 minuti dopo arriva anche il gol del 2-1. Ancora lui, Mautone, altra frustata di testa e pallone alle spalle di Quintero che fa esplodere la gioia della panchina vallese. Nella finale del match rischia ancora il Rende. Qui De Foglio fa partire un tiro dai 25 metri e palla che termina di poco alta sopra la traversa. Sfiora anche il gol del 3-1 la Gelbison. Nei minuti di recupero praticamente non succede più nulla. Arriva il triplice fischio del direttore di gara. Altri 3 punti pesantissimi per la Gelbison che sale al secondo posto in classifica. Mi pare, Giovanni, che avete preso anche in preventivo il fatto della non ripartenza. Se non si riparte, dalla Serie D scenderà una squadra o due. Mi auguro che non ci sia nessuna calabrese che possa retrocedere nel campionato regionale. Nel caso in cui fosse una o due formazioni calabresi a lasciare il campionato di Serie D, come sarà strutturato il prossimo girone di eccellenza? Questa è una bella domanda a cui ci dobbiamo mettere sicuramente subito al lavoro dopo il giorno 5 se non si ripartirà. È ovvio che non sappiamo quanto ne retrocederanno dalla Serie D, però mettiamo per ipotesi, tu dici che magari ne scenderà una, si passerà da 17 a 18 e non può fare diversamente che ritornare al format che abbiamo messo in campo quest'anno. Avevamo iniziato con 18 squadre, ora siamo 17 per la famosa vicenda del Corigliano, che purtroppo l'ha vista poi parte come società, che mi è dispiaciuto tanto il fatto che il Corigliano oggi non ci sia più nei nostri ranghi, perché effettivamente era una società che stava facendo bene, stava cercando di portare il calcio dilettantistico calabrese a buoni livelli. È una società tra le più virtuose di questi campionati. Bene, e adesso ritorniamo sempre al campionato di quarta serie. Dispiace sempre molto quando a pagare dazio è sempre un tecnico. Purtroppo ha pagato un tecnico molto bravo, un grande lavoratore, dove evidentemente si è fidato molto dalla precedente gestione tecnica per quello che riguarda l'arrivo dei calciatori, e mi sto riferendo a Ivan Franceschini, che ha concluso la sua permanenza in quel di Castrovillari.
domenica in campo, in panchina, c'era il vice tecnico Balistieri, adesso il Castrovilla proprio in queste ore a presentare il tecnico che è Terranova. Castrovilla che addirittura al 90esimo ha subito il gol da parte della Polisportiva Santa Maria di Cilento, ma che comunque permette alla formazione del Pollino di portare a casa un risultato di parità importante, non fosse altro perché fa morale. Vediamo. Termina come all'andata tra Polisportiva Santa Maria e Castrovillari al Carrano. Infatti finisce 1-1, due calci di rigore, uno per tempo. Il primo lo segna il Castrovillari con Emmanuel al 16esimo del primo tempo. Il secondo, la Polisportiva allo scadere del secondo tempo con Tandara. Ancora una partita giocata dai giallorossi praticamente sempre all'attacco, nell'unica vera disattenzione. Nel primo tempo i cilentani di mister Esposito, oggi in tribuna perché squalificato in panchina, guidati da mister Baldassarre, vengono puniti. La gara inizia subito con i giallorossi all'attacco. Al quinto è Tompete, servito da Tandara, anticipato in uscita dall'estremo difensore del Castrovillari, praticamente il migliore in campo. Al settimo ci prova Ragosta con un tiro murato e sul successivo traversone alla fine la retroguardia della Castrovillari riesce a salvarsi. La squadra ospite al primo vero acuto passa in vantaggio. Al 16esimo un lancio lungo a servire Fernandez che sorprende la difesa giallorossa, sandwich in area di rigore e penalty per la formazione calabrese. Dagli 11 metri parte Emmanuel che segna il gol del vantaggio con Grieco che era riuscito ad intercettare la sfera. La partita scorre via senza particolari sussulti fino al 34esimo quando Ragosta serve Tompte, miracolo da parte di Rizzitano che salva il risultato. Allo scadere del primo tempo, al 40esimo punizione per il Santa Maria. La difesa del Castrovillari si salva. Poi al 41esimo tiro cross di Ragosta bloccato senza problemi da Rizzitano. Nella finale della prima frazione c'è un'altra bella azione della Polisportiva Santa Maria. Dopo l'uscita con i pugni di Rizzitano, infatti, i giallorossi sviluppano una manovra avvolgente, ma la formazione ospite riesce ad allontanare la minaccia e andare al riposo sul vantaggio. Nella ripresa, la Polisportiva parte subito all'attacco. Tandara sponda per Tompete e c'è ancora il miracolo di Rizzitano. Il Castrovillari resta in vantaggio. La formazione ospite ci prova al sesto con una punizione di Emmanuel svirgola Maio, ma Grieco blocca senza problemi. Al settimo il cross di Ragosta a servire Capozzoli, entrato in campo nella ripresa. L'uscita di Rizzitano evita guai peggiori. Al 16esimo fallo al limite dell'area di rigore su Capozzoli e la punizione con schema viene poi allontanata dal Castrovillari. Al 23esimo lancio di Koulibaly per Capozzoli, il controllo del numero 10 è fenomenale. Poi la difesa del Castrovillari riesce in qualche modo a salvarsi. Al 25esimo è ancora Rizzitano superlativo su un colpo di testa di Maio a salvare il risultato e a mantenere il Castrovillari in vantaggio. Gli attacchi dei cilentani ormai si ripetono a raffica con Rizzitano costretto a vestire i panni di Superman per mantenere inviolata la porta. Poco prima della mezz'ora, conclusione dalla distanza di Capozzoli e palla che termina sul fondo. Al 35esimo invece Maio a provarci con una conclusione dopo una bella azione. Il tiro del numero 24 è alto. Dopo vari tentativi, la Polisportiva Santa Maria allo scadere guadagna un calcio di rigore. Tocco con un braccio da parte di De Caro su cross di Capozzoli. Calcio di rigore e cartellino rosso per il numero 6 del Castrovillari, già ammonito. Dagli 11 metri parte Madalin Tandara che segna il gol del pareggio, quinta rete stagionale per l'attaccante della Polisportiva Santa Maria. Nei minuti finali i cilentani provano a rimontare il match ma non ci riescono e portano a casa un punto salendo a quota 26 in classifica. Bene, parliamo adesso anche, caro Giovanni, di un altro argomento che a te interessa particolarmente. Perché non sei solamente un uomo di federazione, sei anche un uomo di sport. Ho detto precedentemente, gestisci assieme ad altri, che poi ti prego di menzionare, la Scuola Calcio Reggio 2000. Questa nuova riforma dello sport, che io non concepisco,
non fosse altro perché la riforma non la può fare un ministro, che tra l'altro lui stesso ha detto non capisco nulla di calcio, quindi di sport, quindi l'ha detto tu ministro, non te lo dico io. Una riforma che andrà veramente ad ammazzare il calcio dilettantistico. Potrebbe andare bene per il calcio professionistico, la tutela dei lavoratori sportivi non va bene per il nostro calcio. Ma soprattutto quello che interessa a voi è l'abrogazione del vincolo sportivo. Io so che le scuole calcio vivono, si sorreggono soprattutto nella speranza di poter mandare via ad una società professionistica un calciatore e magari vivere con il premio preparazione. Adesso invece? Nino, adesso invece veramente questa qui è la porta aperta sull'abisso, perché una cosa, sono andate ad approvare una legge assurda fatta dal ministro Spadafora senza secondo me tener conto di quelle che sono le realtà del mondo dilettantistico, quelle che sono quella che è l'organizzazione, la passione, il volontariato che c'è, l'aspetto sociale della cosa. Quindi io volevo capire, cioè, come ha messo su una legge del genere dove dice che i lavoratori sportivi, i collaboratori sportivi devono essere considerati dei veri e propri lavoratori pagando contributi all'INPS e via dicendo. Cioè, ma noi parliamo di settori giovanili, di società dilettanti che si reggono sul volontariato, la maggior parte delle volte sul volontariato di amici, di pensionati, di ragazzi che vogliono iniziare, che danno una mano nel piccolo paesino, nel quartiere, a portare su, a far sì che questi ragazzi, anziché lasciarli in giro per le strade, abbiano la possibilità di poter fare sport. E noi ci dimentichiamo che questo è un servizio sociale che si fa importantissimo e fondamentale soprattutto per il governo, perché far crescere i ragazzi all'interno di una struttura sportiva, all'interno di una società sportiva, vuol dire sicuramente dare l'opportunità di migliorarsi, e migliorarsi vuol dire avere nel futuro, tra un paio di anni, quando diventeranno maggiorenni, i professionisti nel mondo di tutti i giorni, i futuri ingegneri, i futuri architetti, i futuri dottori, persone che vivendo all'interno di società sportive hanno sicuramente come principio quei valori di lealtà sportiva, quei valori sociali dell'aiutarsi l'uno con l'altro, di dare la possibilità ad altri di poter far sì anche che ha bisogno di dare una mano d'aiuto. E quindi secondo me è una cosa, io pensavo onestamente, il 26 hanno approvato questi decreti, questa legge qua, che poi non è soltanto il discorso del vincolo sportivo, che discorso che riguarda i lavoratori sportivi, della tutela e quindi del lavoratore sportivo, ma è il discorso anche del vincolo sportivo, che ha voluto abolire il vincolo sportivo, fermo restando che già c'era una regola che se tu volevi andare a giocare in una società di promozione di eccellenza o di terza categoria, c'era l'articolo, il famoso articolo 108, che tu firmava inizio campionato, al 30 giugno automaticamente ti mandava allo svincolo direttamente, quindi c'era già una forma di... Ma questo è un accordo che si prendeva tra le parti. Oggi, se verrà confermata o no, non ci sarà... Io mi auguro che questo nuovo governo prenderà in esame al più presto questi 3-4 passaggi che ha fatto il ministro Spadafora. Io mi auguro che questo nuovo governo abbia un ministro dello sport e poi ne parliamo. Ecco, la cosa che sinceramente noi che siamo nel mondo sportivo ci siamo rimasti un po' male tutti quanti, perché proprio manca solo il ministro dello sport. Il presidente Draghi dice vabbè, al momento tengo la delega io, anche perché è uno sportivo, un ex sportivo, quindi per ora la tengo io. In attesa mi auguro che quando andrà a scegliere chi sarà il futuro ministro dello sport, andrà a scegliere una persona che viene dal settore, una persona competente che possa capire quelle che sono le esigenze delle società dilettantistiche, perché è capire quello che è il vero senso della società dilettantistica e quello che fa nel sociale. Per le scuole calcio quanto potrebbe influire in negativo o in positivo questa abrogazione del vincolo sportivo? Ma Nino, tu l'hai accennato prima, le scuole calcio
lo fanno per passione, però è ovvio che ognuno di noi poi, quando c'è una società sportiva, c'è una scuola calcio, spera non soltanto per avere quella visibilità come scuola calcio, ma per il piacere di vedere un proprio ragazzino che va a finire tra i professionisti. E tu sai benissimo che noi ne abbiamo dati. Mi pare che la scuola calcio Reggio 2000 negli anni passati ha avuto questa grande bravura e direi anche fortuna di far traghettare più di un ragazzo in società professionistiche. E appunto per questo oggi, se verrà abolito il vincolo, praticamente i ragazzi al 30 di giugno che vogliono andare in una società professionistica, la società professionistica non ha l'obbligo di riconoscere più il premio di preparazione ai ragazzini. E questo qua è un discorso che già per esempio qualche tempo fa era stato messo in campo per quanto riguarda società di puro settore giovanile, società di LND, che il premio andava riconosciuto a quelle società che partecipano ai campionati LND e non a quelli che fanno solo puro settore giovanile. Questo è un altro passaggio che secondo me va rivisto, perché alle società, alle piccole società, a quelli che effettivamente fanno il lavoro sociale, devono dare la possibilità, quando un ragazzino ha le qualità per poter andare avanti in una società importante, dare la possibilità di avere quel piccolo riconoscimento che gli consentirà di poter l'anno successivo magari, no, comprare le divise, comprare i palloni, perché ci sono tante piccole realtà, ci sono le società, le scuole calcio che magari hanno grossi numeri e quindi probabilmente non, ma le piccole società sicuramente quel contributo che viene dando un ragazzino a società professionista è un contributo importante che gli consentirà di poter andare avanti. Ci fermiamo ancora per un altro stacco pubblicitario. Appena letto Gravina parla di secondo tempo, non sappiamo cosa ci riserverà questo secondo tempo, cercheremo di capirlo attraverso le sue parole. Vediamo l'intervento di Gravina. I prossimi consigli federali dovranno, prima cosa, abbiamo una scadenza, quindi dobbiamo partire con i bandi relativi al rinnovo degli organi della giustizia che scadono il 30 giugno, quindi ci sono dei tempi tecnici ed è un primo punto sul quale dobbiamo attivarci, rispettando tutte quelle che sono le condizioni essenziali per garantire la massima autonomia degli organi di giustizia.
Il secondo sarà rivedere in tempi rapidi, quindi il primo barra secondo Consiglio federale, tutti i regolamenti elettorali, perché vi garantisco che quello che abbiamo visto e vissuto in questo periodo nel mondo del trasversale, il mondo del calcio, non è assolutamente più, bisogna stracciarlo e rifondarlo. E poi cominceremo a lavorare in tempi rapidi per la convocazione di quell'assemblea straordinaria alla luce delle modifiche, delle maggioranze richieste per apportare modifiche allo statuto, passando dai tre quarti alla metà più uno, quindi faremo, non avendo più nessuna componente il diritto di veto, faremo la prima assemblea straordinaria, raccogliendo l'invito anche del Presidente Sibilia, perché forse dovremo rivedere i pesi politici, i pesi elettorali. La riforma dei campionati, come potete ben immaginare, sono in tanti che lo hanno sempre annunciato, ma io valuterò se ci sono le posizioni politiche per affrontarlo all'interno del nostro Consiglio federale, ma ci può essere anche uno strumento ancora più democratico di discussione più organica all'interno di un'assemblea generale, un'assemblea federale. Quindi ormai dobbiamo cominciare a superare quei veti incrociati che impediscono un progetto di riforma che non è più rinviabile. Ciglione, a questo punto tu mi devi essere sincero e sempre rivolgendoti ai calabresi che ti stanno vedendo. Tu sei possibilista di una ripresa? Nino, mi fai una domanda? Allora, io sono un possibilista e un ottimista, no, per natura. Non dico positivo. No, perché mi spiace. Non dico positivo, perché in questo periodo dire positivo no. Mi spiace, caro Ciglione, perché in questo momento c'è l'uno contro l'altro. No. In eccellenza sette società vorrebbero ripartire, ma a determinate condizioni. Altre vorrebbero fermarsi perché veramente sono stremati. Non c'è nessuno che va allo stadio. Non ci sono sponsor. C'è il volontariato, o dove vanno a prendere i soldi? I ragazzi gli devono dare il rimborso spesa, un allenatore che c'è un contratto, c'è quello educato che blocca il contratto, c'è quello non educato che dice tanto io ho firmato, mi devi pagare fino alla fine, sia se ho giocato e sia se non ho giocato. Ecco, mettiamo nel calderone anche questo. Eh sì, Nino, però se ci sono le condizioni dobbiamo ripartire, non possiamo fermarci. Io mi auguro alla fine che le condizioni ci siano per la ripartenza, che sicuramente qualche piccolo contributo da parte del governo ci sarà per aiutare queste società per quanto riguarda alcuni aspetti organizzativi, aspetti per quanto riguarda i tamponi e via dicendo. Noi faremo di tutto per dargli una mano, ma è ovvio che la LND ha già dato quello che aveva in cassa, un contributo iniziale alle società di eccellenza e a tutte le altre società per l'iscrizione, ha dato un buon contributo, ma è quello che ci abbiamo. Senza l'impegno da parte del governo, senza la possibilità di avere dei ristori da parte del governo, capisco che le società, alcune società si trovano in difficoltà economiche, però bisogna guardare avanti, bisogna capire un attimino, in qualche modo stringersi, arrangiarsi, chiamare un attimino i giocatori, l'allenatore, vista la situazione che c'è, per cercare un po' tutti di dare una mano d'aiuto a quello che sarà la società, perché parliamoci chiaro, noi abbiamo sempre detto un discorso, vanno bene i ristori ai calciatori, agli allenatori, ai collaboratori, diciamo, delle società, però vanno fatti i ristori alle società sportive, perché se muoiono le società non ci saranno né calciatori da poter ristorare, né allenatori, né collaboratori. Quindi la cosa principale è quello di aiutare le società, e noi abbiamo questo, queste cose qua al governo, aiutiamo le società, perché senza di loro non ci sarà tutto il resto. Io l'appello che vorrei continuamente fare sia al presidente Minarchi e sia al presidente Sibilia, cioè quello di sentire la base sono i dirigenti, i quali con molti sacrifici, anche con soldi personali, vanno appunto a portare avanti un lavoro che dà visibilità
a tutto il calcio calabrese, alle varie comunità. E questo è stato un anno davvero particolare. Il 2020 sarà ricordato purtroppo come l'anno della pandemia. E è davvero bello poi quando senti parlare di solidarietà che ti arriva dal mondo del calcio. La Vibonese, il primo progetto è stato Scende in campo, scendiamo in campo per la solidarietà. Sono stati tanti i volti di calciatori in ambito nazionale che hanno sposato questo progetto. C'è stata una raccolta fondi per i banco alimentari. Poi il secondo progetto ha visto il coinvolgimento, sempre come capofila la Vibonese, di patrono e cavaliere Pippo Caffo, il coinvolgimento di tutti gli chef, i migliori chef della Calabria. Ed è nato questo libro, Alimentiamo la solidarietà. Vi prego, amici calabresi e non solo, di fare un gesto di estrema solidarietà. Lo giro qui a favore di camera, e costa solamente 20 euro. E tramite la pagina Facebook della Vibonese potete vedere dove si può acquistare questo libro. Diamo una mano d'aiuto a chi in questo momento sta soffrendo, diamo una mano d'aiuto al Banco Alimentare con il suo direttore Romeo, ma soprattutto ci regaliamo questo stupendo libro prodotto da Rubertino Editori, dove ci sono le ricette degli chef più importanti della Calabria, e l'epilogo è stato proprio nella giornata di questo lunedì ad Altomonte, in questa location bella, uno dei borghi più belli della Calabria, ma soprattutto andare a fare visita alla Casa dell'Ospitalità, che è rappresentata dalla famiglia Barbieri, che io tramite il canale 14 vorrei ringraziare davvero per tutto quello che hanno fatto in occasione di questa presentazione del libro. Veramente una famiglia straordinaria, e mi auguro il prossimo anno di poterla avere a fianco di Pianeta Dilettanti. Noi a fine manifestazione abbiamo ascoltato il presidente Caffo, il vicepresidente della Lega Pro Vulpis e ovviamente il padrone di casa, che in maniera ospitale appunto ci ha fatto sentire come se fossimo a casa nostra, Enzo Barbieri. Vediamo questa serie di interviste. Questa è la sintesi di quello che siamo riusciti a fare in questo anno, purtroppo non felice per il mondo, più che per il calcio, per lo sport, per tutto. È stata un'idea che abbiamo voluto portare un nostro contributo, prima facendo una raccolta di fondi assieme alle altre società di calcio professionistiche calabresi, versavano sul banco, l'importo andava direttamente al Banco Alimentare, e poi fare qualcosa noi direttamente con questo, diciamo, questo invito alla solidarietà assieme all'Istituto Alberghiero di Vibo, che è stato nostro partner. Abbiamo fatto questa iniziativa per portare un contributo, un sollievo, non lo so che dire, se non pare che uno vuole acquisire meriti, ma abbiamo fatto questa cosa perché la sentivamo di farlo in un momento particolare, quando c'è stato oggi, magari a distanza di tempo, anche se ancora continua la pandemia, non ci sono le stesse, forse non motivazioni, come dire, ma le stesse problematiche, come abbiamo visto, abbiamo toccato con mano, che c'era gente che veramente stava soffrendo soprattutto anche a livello, quando manca il sostentamento, manca il cibo e cose. Allora, siamo andati avanti, abbiamo avuto un bel risultato, abbiamo fatto un'iniziativa che ci ha anche gratificato a noi che l'abbiamo fatta, e questo oggi è il compendio di quello che abbiamo fatto. Ci sono le immagini, ci sono le varie vari servizi che hanno fatto, giornalisti che hanno fatto, operatori e tutto, no, ma niente di particolare, francamente mi sento più emozionato che dire di acquisire merito. Oggi siamo al fianco di uno dei nostri club soci, di un nostro
azionista della Lega Pro, che è la US Vibonese del presidente Pippo Caffo, proprio per tributargli il giusto merito riguardo a un'iniziativa che è assolutamente lodevole e meritevole, perché in un momento sicuramente di difficoltà del paese ha fatto un'operazione che è andata oltre diciamo, l'umano, nel senso che ha gettato il cuore oltre l'ostacolo, è andato ad aiutare delle persone non trincerandosi, come magari possono aver fatto molti altri, nella tutela dei propri interessi personali. Quindi è andata proprio sul territorio, perché questo deve fare il calcio, lo sport, è un imprenditore dell'umanità di Pippo Caffo, è andato oltre nelle case delle persone meno abbienti per aiutarle nel momento, credo, più duro della nostra storia moderna come paese. Quindi credo che il presidente e la Vibonese abbiano vinto a prescindere lo scudetto della solidarietà quest'anno. In assoluto i migliori hanno risposto sì a questo accorato appello che ha fatto l'amico Cipollina, che io ringrazio in anteprima, perché grazie alla sua tenacia, grazie alla sua forza è riuscito a coinvolgere tutti noi ristoratori. Che noi ristoratori siamo di animo gentile, di animo ospitale, però spesso siamo sempre impegnati. Allora, vuoi un po' per il discorso Covid, vuoi un po' per l'appello fatto dall'amico Cipollina, perché si parla di solidarietà, hanno accettato tantissime persone, tantissimi ristoratori hanno lasciato da parte il loro, come dire, le loro cucine per cucinare per la solidarietà. È stato un momento veramente toccante. Quando poi Daniele mi ha detto: Enzo, voglio presentare il libro da te ad Altomonte, visto il contesto dove ti trovi, no? Io ho accettato subito, perché per me è un grande onore intanto avere tutti i miei colleghi qui ad Altomonte, far conoscere le bellezze del nostro borgo che vediamo alle nostre spalle, ma soprattutto la cosa che mi colpisce molto, la cosa che mi appassiona molto è questo fatto della solidarietà. Tanta gente che si mette insieme per sopperire ai bisogni della povera gente, delle gente che soffre, è veramente una cosa toccante. E poi soprattutto in questa occasione vince la Calabria, vince la ristorazione, vincono i prodotti calabresi e vince la categoria degli chef, parliamoci chiaro. E poi io devo anche, ho l'obbligo di ringraziare una delle figure più importanti di tutto questo ambaradan messo insieme da Cipollina, la famiglia Caffo. La famiglia Caffo che con il loro cuore, con la loro tenacia, con la loro caparbietà e la loro professionalità sono riusciti a far diventare il loro prodotto un prodotto internazionale, mondiale. Siamo quasi in conclusione, Cirione, per dire cosa, che ho sentito anche l'intervento di Minarchi domenica nel corso di una trasmissione radiofonica, ho sentito anche l'intervento di altri dirigenti, chi è propositivo per questa ripartenza, anzi della vita tutti vorrebbero ripartire. Però tutti hanno questa incognita, questi punti interrogativi. Vorremmo ripartire, però non vorremmo fermarci. Questo non lo possiamo stabilire noi, non lo può stabilire nemmeno il governo, lo può stabilire solamente chi ci guarda dall'alto, Gesù Cristo, affinché questo avversario possa essere debellato, ma soprattutto queste varianti possono essere annullate. Un altro argomento che vorrei fare con te, se avete preso in considerazione con il presidente Menarchi gli eventuali under del prossimo anno, perché quelli di quest'anno non hanno giocato, hanno perso un anno, e quindi mettiamoci nei panni di questi calciatori. Sì Nino, abbiamo toccato anche questo argomento degli under al volo, stiamo valutando un attimino se ci sarà la possibilità quantomeno di lasciarne uno dell'ultimo anno per evitare di far perdere l'anno a chi quest'anno in pratica l'under quest'anno non ha giocato, quantomeno di farne slittare anziché di fare 2-1 facciamo 1-1-1 e quindi dà la possibilità all'under di che quest'anno purtroppo non ha potuto prendere parte ai campionati, gli diamo un'altra chance per il prossimo campionato. Stiamo valutando come sistemarlo, ma penso che ci saranno buone possibilità affinché
questi ragazzi qua non perdano l'anno e quindi potergli fare un altro anno come under. Il 5 di marzo quindi la Federazione Italiana Gioco Calcio finalmente, cioè, ci auguriamo, possa dare il via a questa ripresa dopo quel CONI. Come c'è stato questo difetto di comunicazione? Perché la settimana scorsa il CONI all'ordine del giorno aveva questa ratifica del campionato di eccellenza a carattere nazionale. Il CONI si è visto, è stato oggetto di molte critiche, ha fatto un comunicato stampa dicendo alt, noi non abbiamo ricevuto nulla dalla federazione. Improvvisamente nel giorno stesso la federazione gli manda la lettera. Ecco, anche qui c'è stato un difetto di comunicazione che se fosse stato fatto prima probabilmente avremmo avuto tutti noi più chiarezza. Sì Nino, abbiamo letto tutto quello che è successo, no? La settimana scorsa tra CONI, fermo restando che poi alla fine la competenza per quanto riguarda i campionati di eccellenza rimane in seno alla federazione. Poi il CONI prenderà atto della decisione della FIGC che ha deciso di dichiarare questo campionato di eccellenza di interesse nazionale, no? Quindi alla fine c'è stato un po' di confusione nella comunicazione che c'è stata attorno a questo episodio, perché poi il CONI giorno 6, quando la FIGC deciderà che il campionato che si può ripartire è già stato identificato come campionato di interesse nazionale, andrà a ratificare quello che dice la FIGC, non è che dirà ah no, non si può fare, quindi non ha potere decisionale su quello che decide poi, a meno che uno non va e gli dice che vuole far diventare il campionato, non lo so, di seconda categoria o amatoriale di interesse nazionale, allora si dice ma... Ultima domanda, 5 di marzo a venerdì, avete eventualmente deciso nell'ipotesi della ripartenza quando iniziano gli allenamenti? Sì, ma appena uscirà il DPCM, lo decideremo subito dopo che ci sarà l'ok da parte del governo, ciò che si può ma ripartire. Ma non avevo un'idea, ad esempio, quindi, venerdì ci sarà il DPCM, magari venerdì sarà già l'ok, lunedì si può partire. Sì, perché no, scusa. Se ci sarà l'ok, cioè la FIGC ha praticamente deciso, se il governo dice ok si può riprendere il campionato, già il giorno dopo si può ripartire, qual è il problema? Anche perché se così è, ti dicevo prima che per la fine di marzo ci saranno, mi pare ci sono due turni di recuperi, quindi parliamo di due settimane, avranno 15 giorni, 18 giorni per allenarsi e poi quantomeno le squadre che devono fare due recuperi bisogna partire subito. Ci prepariamo. Ci mettiamo in viaggio. Facciamo strada e raggiungiamo un obiettivo. E siamo orgogliosi di farlo, ogni giorno, puntualmente. GLS, la tua felicità al primo posto. Che cos'è la libertà? Non a parole, ma nei fatti. Da 60 anni per noi è scegliere. Al posto delle scorciatoie, scegliere la consapevolezza e la qualità controllata. Scegliere di ascoltare il respiro della terra per difendere il futuro, di valorizzare un territorio per aiutare chi ci vive e di impegnarci ogni giorno per non tradire certi valori. Così puoi scegliere i tuoi ritmi e il tuo modo di fare la spesa, qualunque esso sia. Despar, da 60 anni, il valore della scelta. I nostri punti vendita Despar a Reggio Calabria, in via Possidonia 47. Via Aspromonte 30, via Schenez Prolungamento 15 e a Pellaro sulla strada statale 106. Despar, la tua scelta quotidiana. Seconda Via Fashion Store, il più grande multibrand della provincia di Reggio Calabria. I migliori brand nazionali ed internazionali. Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Napapiri,
Hermon & Blaine, Aeronautica Militare, Pirex, Boyland, Jacks & Jones, Only e tanto altro. Assortimento e qualità a tua disposizione. Ci trovi a Reggio Calabria, in via Santa Caterina 234, presso il Parco Commerciale Le Ninfee, e a Villa San Giovanni, presso il Centro Commerciale La Perla dello Stretto. Quindi che il 5 di marzo ci possa essere questa benedetta fumata bianca affinché il calcio regionale possa ripartire. Tutti noi ne abbiamo bisogno, chi vi parla appunto fa questo lavoro. Giovanni non vede l'ora di riattivare la propria scuola calcio, il proprio settore giovanile, quindi tutti noi siamo affamati di calcio. Per il momento ti ringrazio Giovanni per il tuo intervento, ci auguriamo che la prossima settimana Severino Di Marchi ci possa dare delle buone, anzi ottime notizie. Grazie. Grazie a te Nino per l'invito, buonasera a tutti i telespettatori e speriamo veramente che la prossima settimana possiamo parlare di altro, cioè finalmente di partite di calcio di eccellenza, che vuol dire che il campionato ripartirà. Grazie anche a Giuseppe Pellegrino, e Giovanni Postorino che hanno curato le riprese, il montaggio e la post produzione, così come ringrazio Canale 14 che anche in questa settimana ci ha ospitato per tutto il territorio calabrese, che poi Pianeta Dilettanti viene replicato anche da Teletrice su canale 172 per la regione siciliana e per la regione campana sul canale 650, e ringrazio anche Mediasud che ci ripete per la regione Basilicata. A voi tutti un doveroso grazie e la più cordiale buonanotte.